sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days. Giancarlo Pulito, questo è il mio nome, finalmente nella mia terra, sono nel cuore del Salento, in uno dei posti più belli che il grande barocco leccese abbia mai creato. Siamo al Risorgimento e siamo in compagnia finalmente dell'accento, dei colori del mio Salento. Opero, ahimè, lontano da questa bellissima terra, ormai da anni, sono circa 25 anni che opero in Umbria, nella mia piccolissima locanda del Capitano. Sono uno chef atipico, ama tutto ciò che è piccolo, perché nel piccolo c'è il grande segreto, ovvero la bellezza e la semplicità. Oggi vi accompagnerò in questo piccolo excursus gastronomico, dove spero di poter esaltare con la mia dovuta e consueta semplicità quelli che sono i grandi, i grandissimi sapori della mia terra, il Salento. Il Salento è una terra baciata dal sole e io questi giorni mi sento veramente coccolato da voi tutti. Cosa hai? Sogni nel cassetto, tornando a casa e rispolverare i suoni, gli odori, i sapori, e noi chef siamo circondati dai cinque sensi. Il mio sogno è forse un domani ritornare nella mia terra e trasferire quello che durante i miei viaggi all'estero ho visto, ho scoperto, e farmi ancora una volta baciare dal mio sole, il Salento. Dove va la grande cucina italiana? Forse dove non dovrebbe andare, non pentole che saltano, non grandi grida nella cucina, ma armonia, amore, con un pizzico forse di lentezza salentina, è quello che aiuta ad essere un po' diversi e ritornare alla semplicità della nostra grande cucina italiana fatta di grandissimi ingredienti, come i miei due amici, il grande Primitivo di Manduria e il grande Negramaro del Salento. E perché si cucina? Solamente per strappare un sorriso. Così la nostra giornata volge al termine in compagnia dei miei due grandi angeli custodi, il Negramaro del Salento e il grandissimo Primitivo di Manduria, nel cuore del grande Salento, Lecce. Un grazie particolare alla mia terra che mi ha ospitato e al grandissimo e competentissimo staff dell'Eccellente. Madonna, burro competentissimo. Ecco, vedi, tu volevi quello sguardo, fotografo, guarda. Eccolo. Vedi, questo, se vuoi farci un bello scatto. Questi occhi, ragazzi, questi sì che me li fanno aprire gli occhi. A noi. A noi. Questo lo mandiamo a noi. A noi. Allora, bucami, lo sguardo. Lei c'ha uno sguardo. Aspetta, ragazzi, uno, due, tre. Ah, mi hai bucato? Attento a non bucare. No, no, no. Mi dice, c'è lì. Spalle al muro. Buongiorno, presidente. Ma tanto è piccolo, ti arriva qui. Lo so, ma capito che è giusto, giusto, lui. Cucù. E questa bellissima giornata volge così a termine in compagnia dei miei due angeli custodi, il grande Primitivo di Manduria e il Negramaro del Salento, nel cuore del grande Salento. Siamo a Lecce. Un ringraziamento a voi, alla mia terra e a tutto lo staff dell'Eccellente. Più dall'alto prendi lo Claudio, per favore. Un po' più dall'alto. L'eccellente si merita? Perché sennò dobbiamo settarlo su uno sgabello. Com'è l'eccellente? Si merita o si compra? L'eccellente non si compra. Ah.
si merita. È brutto sto slogan. È registrato. Ma che dici che sto claim me lo vogliono copiare tutti? Impazziscono quando lo sento. Ok. Dammi il via. Eccellente non si merita, sì. L'eccellente non si compra, si merita. Ok. L'eccellente non si compra, si merita. Di nuovo. No, questa non mi è piaciuta proprio. Infatti, vai, dirà. L'eccellente non si compra, si merita. L'eccellente non si compra, si merita. L'eccellente non si compra, si merita. Bella, questa mi è piaciuta, questa è bellissima l'ultima. A me piace. Fidati. Quello che piace a te piace a me. E io mi metto pure queste. L'eccellente non si merita, si compra. Non si merita, si compra. Va bene, questo la metto. No. L'eccellente non si compra, si merita. L'eccellente non si compra, si merita. L'eccellente non si compra, si merita. Basta. Perfetto. L'eccellente non si compra, si merita.